Salve amici di LoloTube Stan 5, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. E come sempre ti invito, se non sei ancora iscritto, ad iscriverti e mettere un bel like al video. Come prima cosa volevo ringraziarvi tutti quanti i nuovi iscritti. Siamo già arrivati oltre 550, è un risultato incredibile. E il video Marcord, che parla della lista dei desideri, dei miei ricordi, dei giocattoli che prendevo quando ero piccolo. Sono veramente dei ricordi datati, ragazzi. Tanti di voi non avranno mai visto questi giocattoli. Ma vedrete che è un bel tuffo nel passato questo video. Vedremo tanti giocattoli che ho posseduto. E anche qualcosa di elettronica a quei tempi, super tecnologico, super avanzato per quei tempi, ragazzi. E quindi io direi di iniziare subito a vedere con il primo. Ed ecco qui, ragazzi, vedete, questo è il primo video, era l'Aqua Play, non so se vi ricordate, erano tante versioni. Questo era quello dove bisognava mettere degli anelli dentro dei cilindri e si facevano, diciamo tra virgolette, i punti e si vinceva. Altro che tecnologia, questo, ragazzi, è un gioco veramente all'inizio degli anni 80, 85 massimo. Beh, per me era super, veramente super divertente. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancellano il tuo nome dalla mia facciata. Passiamo subito con il secondo filmato, ragazzi. Vediamo il secondo filmato. E qui, ragazzi, già si iniziava con la tecnologia di quei tempi, che per me era una cosa incredibile. Mamma mia, quando ho visto questo giocattolo lo volevo a tutti i costi, era troppo figo. Pronti? E andiamo subito con il secondo filmato. Ed eccolo qui, ragazzi, non so se ve lo ricordate, il grillo parlante. Era una cosa incredibile, dovevi scrivere le parole e lui ti correggeva se era giusto o se era sbagliato. Troppo figo, troppo figo. Sembrava di essere già nel futuro. Ed eccolo qui. Controlla acqua. Non ricevo. Riprova e controlla acqua. Esatto. Grillo parlante Texas Instruments, una voce elettronica per tanti giochi intelligenti nei migliori negozi di giocattoli. E poi, ragazzi, andiamo con terzo gioco, ragazzi, e questo era veramente incredibile. No, tutti lo volevano, era il gioco che andava alla grande e dopo anch'io l'ho preso. Pronti? E andiamo con il terzo filmato. Era l'Allegro Chirurgo, una cosa incredibile, ragazzi, incredibile, divertentissimo. Si giocava in compagnia, si doveva operare questo paziente ed era una figata unica, molto divertente, poi per quei tempi, UFO. Allegro Chirurgo dalla MB. E andiamo, ragazzi, con il quarto video, ed erano i Puffi, una cosa veramente, un cartone bellissimo. E poi c'è stata la super moda di collezionare i pupazzetti e io ne avevo migliaia. Mi ricordo che li ho portati a scuola, ero in terza elementare o quarta, e come sempre il mio compagno di banco, che non farò il nome, me li aveva rubati, è un casino. Sono arrivato a casa e avevo detto: dove sono i miei Puffi preferiti? E questo ragazzo me li aveva rubati. Ma va bene, dai, vediamo il filmato. Poi c'erano delle pubblicità incredibili, ragazzi. Altro che adesso, io credo che i giocattoli una volta erano fatti meglio e poi c'era una pubblicità meravigliosa che proprio invogliava a prenderli. Vediamo il filmato. Erano fatti anche super bene, colorati bene. Bellissimo, super ricordo. Mi viene quasi una lacrimuccia. Nelle case dei Puffi c'è una cosa che non manca mai.
entra anche tu nelle case dei puffi. E che musica in compagnia! Picnic nei prati, canto sport e colazione in pasticceria. I puffi, gli originali, sono solo... giochi preziosi. Entra anche tu nelle case dei puffi. Picnic nei prati, canto sport e colazione in pasticceria. I puffi sono solo... giochi preziosi. Il prossimo filmato... ah, questo ragazzi non l'ho trovato l'originale, perché questa qui è una versione, credo, giapponese, però era di Mazinga Z. Vediamo il filmato e poi vedete. Il prossimo filmato è un'altra cosa che mi è restata nel cuore, è Big Jim, non so se ve lo ricordate, eh? Anzi, mi dite nei commenti se anche voi, io ho comprato tantissimi Big Jim, ma adesso non so se è un ricordo falso o sbagliato della mia mente, perché ormai sono passati tanti anni. Mi ricordo quando si schiacciava il pulsante, perché aveva un pulsante dietro la schiena, che praticamente piegava il braccio e faceva il muscolo. Però ho un ricordo che praticamente ogni volta che fraccavo, scusate, ogni volta che premevo il pulsante, praticamente si rompeva il braccio, ma non mi ricordo se è vero o no questa cosa, o se è un mio ricordo. Vediamo subito la pubblicità, che era meravigliosa come sempre, veramente sai figo. Adesso vediamo il filmato. Big Jim di avventura in avventura. La sua valigia viene trafugata dal professor Hobb. Big Jim, con la sua velocissima Dolce, si precipita verso il quartier generale. In sala comando sono ad attenderlo Jeff e Joe. I dispositivi elettronici segnalano la direzione di fuga dei nemici. Scattano da terra Big Jim con il camper base anticrimine e Joe con la moto azione. Jeff con il giroplano decolla per sfruttare dall'alto. Al camper base mobile il professor Hobb e Boris sono intercettati da Big Jim. Comando Jeff è già al suo posto. I nemici sono in trappola. Accende la miccia. E in pochi istanti... prima operazione compiuta. Joe si cala dalla roccia e annienta il nemico. Arriva Big Jim con l'elicottero. Boris e il professor Hobb sono liquidati. Sì, Big Jim, Joe e Jeff sono veramente tuoi amici. Con Big Jim di avventura in avventura. E poi ragazzi, non so se vi ricordate ragazzi, i Micronauti erano troppo fighi, eh? Erano praticamente dei action figure ma magnetici, avevano le giunture magnetiche e si potevano cambiare tra diversi personaggi che c'erano. Poi ognuno di loro mi pare aveva un cavallo, non era una figata, troppa roba. Mi ricordo che giocavo un casino, poi sparavano i pugni, i razzi e tante altre cose. Adesso vediamo il filmato e poi vedrete. Io avevo quello nero. Il barone Carza. Sarà così, boh. Era una figata incredibile. Beh, adesso vediamo il filmato e vedrete. Intelligenti di un extraterrestre, più belli di un UFO. Eccoli, il bianco Force Commander. Oberon, lo stallone galattico. Il nero e perfido Baron Carza. E Andromeda, lo stallone lanciamissili. I Micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I Micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione. I Micronauti, un gioco nuovo che Linea Geek propone. Passiamo col prossimo video. E questa era un'altra action figure meravigliosa. He-Man, non so se vi ricordate. Troppo fighi, era fatto troppo bene, c'era il castello. Ecco, il castello non l'ho mai avuto, anzi non me l'hanno mai riuscito a comprare, però era una figata allucinante. Avevo sia Skeletor, He-Man, adesso non mi ricordo i nomi di tutti, abbastanza di questi, la bestia poi avevo. Beh, ma vedete nel filmato, come sempre la pubblicità era meravigliosa, quasi tutti questi personaggi ce li avevo, anche la tigre che era una figata. E mandiamo il filmato. Minatori dell'universo, He-Man. Nel castello del teschio grigio. Ah, sono in trappola, Strato! Resisti, Minotaur! Ah, ti brucerò, uomo uccello! No, Beast! Attenta, Tila, alle spalle! Maledetto Zodak! Aiuto, Skeletor! Chi può vincermi? Io, He-Man! Il bene vince!
Master, il gioco più avventuroso dell'universo. È stata una pietra fondamentale della mia infanzia. I Transformers, meravigliosi, meravigliosi. Hanno fatto troppo bene. Adesso sono tornati di nuovo di moda con i vari film che hanno fatto, ma questi erano i primi. Commander, e con voi lanciano la grande sfida. Transformers. Commander, la grande base operativa. Transformers. E con voi, alleati invincibili. Con voi lancia le potenti autorobot contro il nemico. I giganti della strada che si trasformano al tuo comando sono Commander e Convoy, da linea G. Passiamo al prossimo. E ragazzi, questa era un'altra figata, una roba meravigliosa. Qui c'è da dirvi la verità che io non ho mai avuto la versione, quella componibile. Ho trovato un filmato, ma non era quella che portavano qui in Europa, dai Titanus. C'era un robot che si neva con il leone. Il cartone era una figata, ma anche il giocato era fatto troppo bene. Avevo la versione, quella già composta con il leone in mezzo, no? Quella che si univa insieme. Però vabbè, adesso mandiamo il filmato e vedrete che figo questa versione. Quella che avevo io era abbastanza plasticosa, non fatta così bene. Dai, guardiamoci il filmato. Aggancio totale! Bene ragazzi, andiamo avanti con il prossimo video. E qui già cominciavo a essere più grandicello. È stata una rivoluzione per tutti quanti. Il primo computer, non so se ve lo ricordate. Il primo non ce l'ho avuto, che era il VIC-20. Ma questo qua era il Commodore 64, che era una verta, si può dire. Vabbè, era troppo figo. Per quei tempi era una cosa incredibile avere un computer così a casa. Mi ricordo la prima partita che ho fatto. Ho detto no, non è possibile, questo è il futuro, questo è... Non so, non riesco a spiegare la prima volta che ho fatto la prima partita con Commodore 64. E poi ragazzi, non era come adesso, era lentissimo, bisognava mettere la cassetta dentro, aspettare che carichi tutto e poi ho dei rumori allucinanti. Vabbè, non so, vabbè, ma tanti di voi vedranno questo filmato, sicuramente avranno avuto. Anzi, scrivetemi nei commenti i giochi preferiti e tutto quanto sul Commodore 64. Stupenda, pronti? Andiamo avanti, vediamo il filmato. Questa è una pubblicità che ho trovato del Commodore 64. 64 anche per il word processing. Dimmi come fai se non ce l'hai? Commodore 64, mai un grande personal è costato così poco. Commodore 64. Ora che ce l'hai, guarda che ci vai. Magic Desk, e tutto è più semplice, perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e stampi. Più facile di così. E con Commodore hai 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager. Commodore 64. Ora che ce l'hai, visto che ci fai. Bellissimo. Ebbene, passiamo al prossimo filmato. Ecco, qui è stata la svolta, ragazzi, perché è stata l'Amiga 500 che ha rivoluzionato la grafica. Poi aveva il primo mouse, era il primo sistema a tendina tipo Windows, che non esisteva ancora, e si poteva già fare dei programmini, si poteva programmare. Beh, questo era stato veramente il primo vero computer, e poi la grafica era incredibile, cioè per quei tempi. Il primo giochino che ho preso per l'Amiga 500 è stata Pac-Man, era uguale a Sega Joker, un ricordo incredibile di questo computer. Anni a giocare tantissimi giochi, poi c'erano i floppy disk, non c'erano più le cassette, era molto più veloce la registrazione, incredibile. Questo veramente, secondo me, ha fatto il passo di qualità dal Commodore 64, grafica che di programmazione. Questa è stata la svolta, ecco, secondo me, il mio parere umile. Commodore
Amiga 500, l'immaginazione lavora, lavora, lavora. E poi ragazzi, mi sono ancora dimenticato l'ultimo filmato, è un'altra cosa che ha rivoluzionato la mia infanzia. Dovevo metterlo un po' prima questo video. Guardate, il primo Walkman, ti potevi portare in giro, ascoltare le cassette della tua musica preferita. Questa è veramente stata una rivoluzione con le cuffie. Altra cosa che ha cambiato veramente la mia adolescenza, il Walkman, il primo Sony, che era incredibile. Sony Walkman? Me l'hanno appena regalato. Rosso! Music! Bello! C'è anche l'autoreverse. Walkman è solo Sony, naturalmente. Sony, qualità, suono, emozione. Ebbene ragazzi, questo è tutto. Non è tutto quello che ho avuto nel mio padre. Le cose principali che mi sono restate nel cuore. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like. Scrivete nei commenti sotto quali sono i vostri giocattoli preferiti. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi!